Siamo con Daniela Merighetti, insomma un momento veramente importante per Brescia, un po' esattamente come fate voi quando girate per il mondo e portate l'Italia in primis e Brescia di seconda. Come stai? Io sì, sto bene, sono appena tornata da un ritiro atletico e è la prima volta che assisto a una tappa del giro. È fondamentale per Brescia che passi il giro e che ci siano questi eventi. Come è andato? Come sono andati questi mesi dalle ultime, chiaramente prima le Olimpiadi, insomma, quant'altro? Sì, la stagione è finita ormai da 2 mesi e ho recuperato per 3 settimane, poi mi sono messa sotto con gli allenamenti. Questa è una stagione importante, ci saranno i mondiali e ho cominciato ad andare un po' in bici, sto facendo un po' di resistenza e anche la forza, adesso ho introdotto anche dei lavori di forza e da qui fra 2 settimane inizieremo a sciare e quindi vediamo, facciamo un po' tutti e due, lavori in palestra e sugli sci. Ci siamo incontrate già durante, dopo chiaramente la fine di questa stagione e già hai fatto un bilancio, adesso magari un po' più a freddo, quali sono le prospettive per il prossimo anno proprio alla luce di questo appena finito? Sì, appunto, ci sono i mondiali e bisogna far bene vuol dire salire sul podio e prendere una medaglia e l'appuntamento fondamentale è questo l'anno prossimo, poi c'è la Coppa del Mondo come tutti gli anni in cui sicuramente voglio far bene, soprattutto in discesa dove miglioro di anno in anno e il Super G perché non ho ancora fatto niente e in allenamento vado bene, quindi speriamo di fare qualcosa di buono anche lì. Sicuramente per me è un piacere essere qua, io amo tantissimo il ciclismo, amo il Giro d'Italia, quindi per me è una doppia emozione. Anche tu in preparazione sulla bici allora? Sì, mi alleno sulla bici da un po' di anni, però non sono tantissimo forte. Allora parliamo un po' di questa stagione appena conclusa in previsione di quella dell'anno prossimo che sarà molto importante. Beh, nella nostra squadra quasi tutto lo staff è stato cambiato e adesso guardiamo se riusciamo ancora, perché mancano ancora 1 o 2 allenatori a finire di comporre la nostra squadra. Inizia una nuova avventura anche con tutto lo staff nuovo, speriamo comunque di raggiungere sempre buoni risultati e crederci sempre. Bei momenti dello sport. Bellissimi, non avevo mai visto arrivare il Giro d'Italia qua a Brescia, vedo che è una cosa bellissima, come ripeto gli occhi d'Italia sono qui in questo momento, perché è un evento sportivo di maggior rilievo in Italia e essere qua all'arrivo ed essere di Brescia per me è motivo di orgoglio. Una buona vetrina per te e per tuo sport. Comunicarlo anche questo momento? Sì, è un momento importante per me perché sono di Brescia e comunque essere qua mi fa sempre, quando sono a Brescia, anche se sono molto pochi i momenti, mi fa sempre piacere. Infatti sei stato un po' in giro con il tuo sport? Sono secondo in Coppa del Mondo e adesso manca l'ultima gara, poi mondiali europei e speriamo di riuscire a portare la terza Coppa del Mondo a casa. Bocca al lupo! Ciao!